Allora, siamo ancora qui a Bastata, abbiamo incontrato l'allenatore dei Grifoni, Stefano Picchietti. Insomma, questa intervista non era preventivata, però la facciamo lo stesso. La partita com'è andata? La partita oggi abbiamo giocato contro il Deruga, è una partita un po' strana perché purtroppo stavamo perdendo 4-1 e siamo riusciti comunque a recuperare la partita e a vincerla per 7-4, quindi è andata bene, diciamo bene. Con l'andamento della partita sono stati... della partita, diciamo che noi abbiamo spinto tanto, loro ci hanno atteso, sono ripartiti sui nostri errori e ci hanno sempre punito. Siamo stati sfortunati in qualche occasione, però poi dopo abbiamo un po' spostato delle pedine importanti come giocatori, abbiamo rispolverato un Raffaele Becchetti in grandissima forma che ha fatto 3 gol e quindi abbiamo risolto la partita in questa maniera. E per dall'alto della tua insomma, esperienza, ormai sono anni che sei in G1, come lo vedi questo campionato? Che non ha più le fuoriclassi, le fuoriserie dell'anno scorso, quest'anno sembrerebbe un cambio più combattuto, forse un mounting leggermente su favorito superiore alla media, però sempre col problema anche il problema degli under, insomma. Sì, diciamo che è un campionato difficile perché con questa nuova regola ci impone a trovare dei ragazzi bravi, diciamo, e in questo momento tanti non ce ne sono. Io sono abbastanza fortunato perché ho trovato 2 o 3 giocatori discreti, quindi sono contento dei miei giovani. Però nell'arco del campionato penso che sarà un discorso difficile un po' per tutte le squadre. Come dicevi tu, forse il mounting potrebbe essere favorito, anche se riesce a tesserare questo giocatore straniero che sembra ancora non sia a disposizione del mister Monsignori. Ma comunque vedo bene anche Gaggio, secondo me, e Nurzia, perché sono le squadre che mi sono favorite. E adesso starei molto attento anche al Calvi, perché prendendo questo giocatore che arriva anche lui dalla Serie A, quindi... Raganicchi, sì. E quindi secondo me ha una buona rosa, perché 2 giocatori, sì, della Serie B l'altra volta, adesso un altro giocatore della Serie A, quindi potrebbe essere una bella sorpresa. Insomma. Sì, una rosa che diventa importante, insomma, sì, da matricola... A potenziale sorpresa. Secondo me sì, noi l'abbiamo affrontato una settimana fa a Calvi e abbiamo fortunatamente vinto, penso vinto anche con merito, come anche mister Abati, ho avuto il piacere di parlare con lui e mi ha fatto i complimenti, quindi io li faccio anche a lui per la sua squadra. E penso veramente che loro possono in questo momento essere anche un outsider. Ok, grazie.